Perché tanti problemi tra il credo militante e Silvio Berlusconi? Forse perché stanno trattando. Magari Silvio Berlusconi ha fatto delle richieste. Non penserete mica che a quei livelli, si dica di no a qualcuno perché è cattivo, perché andava con le minorenni. Insomma, queste sono scemenze per il popolo ingenuo. Berlusconi forse ha avanzato delle richieste e, come in ogni trattativa, avrà chiesto il massimo. Proviamo a immaginare cosa potrebbe aver chiesto Berlusconi e cosa potrebbe essere disposto a sacrificare o a ottenere più in là. Beh, intanto c'è il fatto che lui vuole tornare in politica, quindi vuole liberarsi di questa interdizione all'esercizio completo dei suoi diritti politici. E questa è una rassicurazione che probabilmente gli sta molto a cuore. Poi molto a cuore probabilmente gli sta anche il destino del suo amico Marcello Dell'Utri, che egli vorrebbe vedere fuori dal carcere, fosse pure per motivi di salute. Infine c'è il fatto che egli vuole probabilmente garantire il futuro del suo impero commerciale. Un impero commerciale che è minacciato dai cambiamenti tecnologici dei prossimi anni. Perché, vedete, si passerà alla televisione, alla IP television, finalmente nel giro di 4-5 anni, tra l'arrivo delle connessioni mobili della quinta generazione, il 5G, il cablaggio, che viene effettuato sempre di più in tutta Italia, il passaggio di mano di TIM in quelle americane. Certo, Berlusconi rimane proprietario, come dire, del pacchetto pubblicitario, ma in ogni caso le sue frequenze fra qualche anno potrebbero valere molto di meno e certamente egli è preoccupato per il futuro del suo impero e quindi magari chiede, come dire, rassicurazioni a chi le va a chiedere? Le va a chiedere al credo militante. Il quale credo militante, è bene ricordarlo, questa è soltanto una coincidenza forse, però il credo militante per bocca del suo altopassero o altosepton al secolo Beppe Grillo, anni fa si scagliava in maniera virulenta contro la cessione di Telecom ai capitani coraggiosi, capitali tutto sommato italiani, anche se poi non hanno dato affatto buona prova di sé, ma probabilmente potrebbe darsi, è possibile immaginare, a pensar male si fa peccato, che magari uno degli skill che aveva il credo militante e il suo altopassero Beppe Grillo era anche quello di spianare la strada alla cessione completa dell'infrastruttura di telecomunicazioni Telecom a operatori esteri. Questa cessione ormai c'è stata, è avvenuta, e ovviamente questi operatori sono interessati al ricco mercato pubblicitario italiano per conquistare il quale devono liberarsi o comunque giungere ad un accordo, una posizione di forza con Silvio Berlusconi. Io credo che a Silvio Berlusconi interessino soprattutto queste cose più che altre. A Salvini certamente molto di meno, ma penso invece che il credo militante potrebbe essere al servizio non solo di, come dire, interessi geopolitici generali, ma anche di interessi di bottega più limitati, ma che comunque è sempre possibile inquadrare in questi interessi geopolitici più ampi. Sono soltanto chiacchiere e libertà dal terrazzo di casa mia. Un saluto a tutti.